Allora, buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera terzo incontro di questo ciclo di catechesi sulle opere dello Spirito Santo. Questa sera parleremo della remissione dei peccati, perché stiamo seguendo l'ultima parte del credo, del simbolo degli Apostoli nella sua forma breve, e quindi questo simbolo degli Apostoli recita: credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E quindi parliamo delle opere dello Spirito Santo, di che cosa fa lo Spirito Santo. Dire credo significa dire questo è un pilastro della mia vita. Sapete che la parola credere in ebraico ha a che fare con una radice verbale che indica la fermezza, la stabilità. Il credere vuol dire appoggiarsi su qualcosa, come io adesso sto appoggiato sul pavimento, come siete appoggiati sulla panca, no? E uno quindi lascia che il proprio peso vada su un luogo. Quello è credere, appoggiarsi a qualcosa, quindi come un pilastro della vita. E allora i cristiani hanno questa preghiera, che è la preghiera anzitutto del battesimo. Il credo è anzitutto quello che nel battesimo viene detto: credo in Dio Padre, credo in Gesù Signore, credo nello Spirito Santo, come per dire questi sono i tre pilastri della nostra vita, queste sono le tre persone divine che contano nella nostra vita. Provate a pensare un po', se doveste dire, non lasciando perdere Dio, no? Ma nella mia vita, nella mia proprio esistenza, io in chi credo? Quali sono quelle persone sulle quali ti appoggi, che sono delle certezze nella tua vita, che se venissero meno la tua vita traballerebbe o crollerebbe, no? Sicuramente ci sono delle persone così, può essere il marito, la moglie, il ragazzo, la ragazza, un amico, tuo papà, tua mamma, no? Ci sono delle persone che sono proprio dei pilastri nella tua vita. Se te lo tolgo, la tua vita va giù. Ecco, quali sono queste persone in cui credi? Così capiamo che cosa vuol dire quando diciamo credo in Dio che è Padre, credo in Gesù Signore, credo nello Spirito Santo. Cioè sono tre pilastri, tre cose su cui io veramente mi posso appoggiare e mi posso rilassare in qualche modo, cioè sono sicuro che ci stanno, che stanno lì per me, come sono sicuro che la panca mi regge. Ma poi diciamo credo la Santa Chiesa Cattolica, credo la remissione dei peccati, no? Quindi è un po' diversa, non è credo in, non è mi appoggio, ma credo che questa cosa stia succedendo, credo che lo Spirito fa la Chiesa, crediamo un'azione, che sta succedendo qualcosa. Perché diciamo credo? Perché non sono cose evidenti, sono cose che bisogna credere, cioè quando lo sguardo deve andare oltre ciò che si vede. Credo la Chiesa Cattolica, cioè credo che questo gruppo di persone che dice di essere cristiani, che si riconosce in una fede, è un'opera dello Spirito Santo, che è lo Spirito che raccoglie queste persone, che è lo Spirito che ci porta a convergere, a stare insieme, ad ascoltare insieme la parola, a vivere insieme. E poi credo la comunione dei santi, credo il perdono dei peccati, cioè credo che sta succedendo qualcosa, che lo Spirito sta facendo qualcosa. Che cosa sta facendo lo Spirito? Abbiamo detto, sta facendo la Chiesa, cioè sta creando una comunità di persone, che è una comunità che è riunita attorno al Signore Gesù e che è legata al Signore Gesù. Noi diciamo che la Chiesa è il corpo di Cristo. E che cosa intendiamo? Intendiamo che tutti coloro che fanno parte della Chiesa, tutti coloro che credono in Gesù, sono parte di Gesù, sono attaccati a Gesù, sono un pezzettino di Gesù. Ci sono tante immagini diverse nel Nuovo Testamento per dire questa cosa, ma tutte dicono che il legame con Gesù è un legame proprio costitutivo, strutturale. E lo Spirito fa la comunione dei santi, che abbiamo detto vuol dire che lo Spirito, per che cosa e come ci sta riunendo,
con uno scopo. Lo Spirito sta lavorando per la nostra santificazione. E che vuol dire? Abbiamo detto santificazione, tante cose, però essenzialmente vuol dire l'amore. È l'amore, il dono dello Spirito, è l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, dice San Paolo, mediante lo Spirito che ci è stato dato. Quindi essere santi vuol dire essere persone amate e amanti. Allora, che lo Spirito ci sta santificando vuol dire che lo Spirito sta lavorando dentro di noi per renderci così. Ci sta, dicevamo la volta scorsa, trasformando. È come se tutto ciò che succede avesse questa logica di aiutarci ad amare, insegnarci ad amare e a lasciarci amare. Allora lo Spirito ci sta santificando attraverso delle cose sante. Dicevamo, il primo significato della comunione dei santi non è tanto che i santi sono tutti amici, cioè che Santa Teresa vuole bene a San Francesco oppure che San Benedetto vuole bene a te. Certo, ovviamente, no? Ma il primo significato della comunione dei santi vuol dire la condivisione delle cose sante. E che sono queste cose sante? I doni che ci ha lasciato il Signore Gesù, tutto ciò che lo Spirito fa. Sono i riti che abbiamo nella Chiesa, i sacramenti, è la parola di Dio. Sono le cose sante che il Signore dona a noi particolarmente, i cosiddetti carismi, quei regali che Gesù ha fatto proprio a te. E l'altra volta abbiamo letto la parabola dei talenti, in cui Gesù racconta quella che è la vita dei cristiani usando l'immagine dell'investimento, no? Dei soldi. È come la vita cristiana è come se uno ti desse un sacco di soldi, un talento, una gigantesca quantità di oro o di argento, e tu dovessi farne molti di più. Questa è la grande sfida della vita. Hai ricevuto un sacco di soldi, devi farne molti di più. Cioè, ciò che ho ricevuto deve essere usato, trafficato, rischiato, investito in modo da guadagnarci, da avere più di quella cosa che lui mi ha dato. E chiaramente mi ha dato soldi, no? Allora devo diventare più ricco di soldi. Se mi ha dato invece spirito, parola, fratelli e sorelle, esperienze belle, occasioni, allora è più di quello che devo diventare ricco, no? Si deve moltiplicare la nostra vita. Oggi parliamo della terza opera dello Spirito Santo, cioè la remissione dei peccati. Ci viene subito in mente la confessione, no? Se io dico il perdono dei peccati, viene in mente subito la confessione. La confessione ovviamente c'entra, il sacramento della confessione, però non è il centro, non è il primo punto, non è la cosa più importante. Perché in realtà la confessione nella vita cristiana è qualcosa che richiama un'altra cosa che è primaria, che è più importante, che è il perdono dei peccati secondo i cristiani. È facilissimo pensarlo, basta che pensate all'altra forma del credo, il credo quello lungo, no? Quello che diciamo sempre a messa, allora diciamo credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, poi si va avanti, credo nella Chiesa una santa cattolica apostolica, usa qualche parola in più, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, no? Cioè il perdono dei peccati, secondo i cristiani, avviene con un rito che non è il rito della confessione, è il battesimo. La confessione è il perdono dei peccati, in alcuni casi necessario, nei casi dei peccati mortali, come si dice, no? Ma perché richiama il battesimo, ti fa rivivere il battesimo, ma il perdono in sé è il battesimo. E che succede nel battesimo? Perché questo rito cristiano è il perdono dei peccati? Perché è quel rito nel quale si viene immersi in Gesù. Battezzare, sapete, vuol dire immergere, no? Si viene immersi in Dio. E essere immerso in Dio, chiaramente, ti libera da ogni male, cancella ogni male, perché è come essere immersi nel fuoco. Dobbiamo parlare di una delle immagini dello Spirito Santo che abbiamo citato, ma su cui non ci siamo tanto soffermati, che è quella del fuoco. Vi ricordate che il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo che riempie il cuore dei discepoli, ma loro vedono un unico fuoco che si divide in tante lingue. Perché proprio il fuoco?
Perché il fuoco è un'immagine di Dio nell'Antico Testamento. Dio è, per esempio, nell'alleanza, nella prima alleanza con Abramo, Dio è una fornace ardente, è un gigantesco incendio. Nel dialogo con Mosè, Dio è un roveto ardente che arde, ma non brucia il roveto, no? Arde in modo inestinguibile. Dio è un fuoco. Perché un fuoco? Perché l'immagine del fuoco è l'immagine del calore, della potenza e l'immagine della purificazione. Pensate ai metalli e all'effetto del fuoco sui metalli. Questa immagine c'è un sacco di volte nella Bibbia, nell'Antico Testamento. L'oro va purificato. Come si purifica l'oro? Ad altissime temperature il metallo, diciamo, si divide ciò che è vero oro e ciò che invece è una scoria. Quindi il fuoco purifica, il fuoco brucia, ma questo bruciare non è un distruggere. Viene distrutto, viene eliminato, separato ciò che è scoria, ma ciò che è oro, quello resta, quello non si distrugge, no? Quindi il fuoco, potremmo dire, elimina qualcosa, certo, ma ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è prezioso, quello invece lo migliora, non lo distrugge. Allora capite perché lo Spirito Santo è questa immagine del fuoco che riempie il cuore dei discepoli e perché c'entra col perdono dei peccati, c'entra con la purificazione. Lo Spirito Santo è un fuoco che interiormente ci purifica, cioè qualcosa lo toglie, lo elimina, ma fa diventare più prezioso ciò che è prezioso, che è il nostro cuore, che è l'oro. Questa immagine dell'essere battezzati, sapete, il rito del battesimo non se l'ha inventato Gesù, il rito del battesimo se l'ha inventato un genio religioso totale, che era Giovanni il Battezzatore, no? Che ha inventato questo rito, e questo rito fu una grandissima novità. Gesù poi lo prese da Giovanni, proprio stette con Giovanni un po' e lo prese da Giovanni. E Giovanni diceva: io vi immergo nell'acqua, ma ci sarà uno dopo di me, il Messia, lui vi immergerà nel fuoco. Anzi, dice, vi immergerà nello Spirito Santo e nel fuoco. È la stessa cosa, no? Quindi, per noi cristiani, il battesimo avviene nell'acqua, cioè noi veniamo immersi nell'acqua, o almeno ci mettono un po' di acqua in testa, ma sapete che il significato di quell'acqua in testa sarebbe l'immersione, anche se il segno non è molto, molto eloquente, però sarebbe l'immersione, no? Quindi, noi cristiani veniamo immersi nell'acqua, ma è un sacramento, cioè una cosa che significa qualcos'altro e realizza qualcos'altro. In realtà veniamo immersi nello Spirito Santo, come essere immersi nel fuoco che ci purifica. Vi dicevo, Giovanni Battista si è inventato questa cosa del battesimo, e se l'è inventata e ha avuto un successo strepitoso. Strepitoso, proprio la gente impazzita per Giovanni Battista, una rock star, andavano da tutte le parti per conoscerlo, per sentirlo parlare, tant'è che c'era pure Gesù dalla Galilea, Pietro, tutti quanti, quelli arrivavano da lontano per andare a sentire Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista faceva molto arrabbiare invece tutta un'altra categoria di persone. Perché? Dobbiamo fare un passetto indietro. Questo tema del perdono dei peccati chiaramente non è un tema che appare solo nel Nuovo Testamento, ma c'è già nell'Antico Testamento. Che cos'è il peccato nella Bibbia? Allora, ci sono delle belle immagini che ci aiutano un po' a capire che cos'è. Il peccato è un peso che ti porti. Il peccato è una macchia su un abito. Un peso, quindi qualcosa appunto che rovina, no? Perché ti appesantisce, ti fa camminare più lentamente, ti affatica, una macchia che rovina il tuo abitino bello bello, sei vestito, sei andato a un matrimonio, te siedi a tavola, macchia, rosichi, no? Come si dice a Roma, cioè cazzarola, mi sono macchiato, mannaggia, mi ero appena messo questa cosa, mi sono macchiato della cosa. Oppure il peccato è un debito. Il debito, cioè una somma che tu devi pagare, e anche là che fa il debito? Cioè il debito ti appesantisce la vita, perché stai sempre che devi pagare questo debito, no? Ciò che guadagni non è tuo perché devi pagare il debito. Allora queste tre immagini, il peso, la macchia, il debito, c'è anche il legaccio, cioè come se fosse qualcosa che
ti lega, no? Sono tutte immagini del peccato, il male viene così rappresentato, e sono simboli molto forti e molto utili per capire di che cosa stiamo parlando e che cosa vuol dire d'altra parte essere perdonati dal peccato. Però il peccato, mentre per noi ovviamente un peccato è qualcosa che io ho fatto perché consapevolmente ho sbagliato nei tuoi confronti, ti ho tradito, ti ho detto una cosa brutta, ho fatto una cosa contro qualcuno e l'ho fatta consapevolmente. Nell'Antico Testamento non per forza era una cosa di cui eri cosciente, perché il peccato voleva anche dire una trasgressione della legge. La legge era molto complicata e ti poteva accadere di trasgredire la legge senza accorgertene. E quindi potevi anche aver peccato inconsapevolmente, cioè potevi avere addosso una colpa, un peso, una macchia, ma non perché avevi volontariamente fatto qualcosa, ma perché non sapevi che stavi infrangendo una legge. Ora, questa cosa c'è nella Bibbia, ma questa cosa c'è un po' in tutta l'antichità nel Mediterraneo, no? Pensate alle colpe, quelle che avvengono senza che tu lo voglia. Pensate alla tragedia greca, pensate alla storia di Edipo. Vi ricordate la storia di Edipo che a un certo punto, senza volerlo, si macchia delle due colpe più gravi di tutte, perché ammazza suo padre e si sposa sua madre, e quindi è maledetto da questa colpa, ma lui non voleva farlo, non lo sapeva che cosa stava facendo, però la colpa è su di lui, la maledizione è su di lui, no? Quindi il peccato non è solo nell'antichità e anche nell'Antico Testamento, non è solo un mio sbaglio che faccio, ma è anche qualcosa che mi porto addosso a volte senza una mia colpa nel senso nostro, no? Che sapevi quello che stavi facendo. Allora, come avviene il perdono dei peccati nell'Antico Testamento? Beh, ci sono due forme, sono due parole si usano nell'Antico Testamento, remissione ed espiazione. Una riguarda le relazioni. Se io ti ho fatto qualcosa, allora tu mi devi rimettere il peccato. Traduciamo così, ma pensate all'immagine del peso, la colpa è un peso. Allora, se io ti perdono, tu mi hai fatto qualcosa, se io ti perdono, tu hai questo peso addosso perché hai la colpa addosso. Se io ti perdono, ti tolgo questo peso. Te lo tolgo. Ce l'hai tu addosso, invece lo prendo io. Prendo questo peso che hai tu. No? Ti tolgo questa pesante. Ti tolgo la colpa, ma per toglierti la colpa me la devo prendere io. Quindi perdonare è prendere la colpa dell'altro, togliere la colpa dall'altro. E poi c'è anche la parola espiazione, questa riguarda le trasgressioni, e questa era concretamente una cosa che dovevi fare andando al tempio, dovevi fare dei sacrifici, dovevi portare la pecora, l'animale, la cosa, i poveri potevano offrire semplicemente una focaccia, però comunque dovevi fare un sacrificio. Quindi il Tempio di Gerusalemme era un luogo dove tutti andavano per farsi perdonare i peccati, anche tutti i peccati che non sapevi di aver fatto, cioè nel Levitico c'è tutto un capitolo su i peccati che per inavvertenza, quando sei colpevole, ma non perché volevi fare qualcosa di male, ma sei colpevole, hai infranto una legge e quindi sei colpevole, anche se non sapevi dell'esistenza di questa legge. Allora, come si perdonano i peccati? Si perdonano facendo i sacrifici. Vado al tempio, dico, devo confessare questo peccato, devo portare questo animale, ammazzano l'animale, si fa tutto il sacrificio, eccetera, eccetera. Chiaramente questa cosa dei sacrifici aveva un lato oscuro, cioè una ritualità che non prevedeva un cambiamento di vita. E quindi i profeti nella Bibbia stanno tutti là a dire: ma guardate che non sono i sacrifici che perdonano i peccati. Il profeta Isaia comincia così, con Dio che dice: ma che me frega dei vostri sacrifici? Ma che ce faccio con le pecore, i buoi, ma che ce faccio? Ma che ci devo fare? Mi fanno schifo i vostri sacrifici, le vostre riunioni religiose, le vostre preghiere, mi fa tutto schifo. Sapete che cosa vorrei veramente? Che aiutate il povero, che soccorrete l'orfano, che difendete la vedova, cioè voglio la giustizia, questo voglio. Allora poi possiamo parlare di tutto il resto, no? Dio dice così. E quando arriva Giovanni Battista sulla scena, Giovanni Battista dice: il perdono dei peccati? Volete il perdono dei peccati? Bene, venite da me nel deserto, vi immergete nel Giordano, cambiate vita e avrete il perdono dei peccati.
la gente accorre, e a Gerusalemme chiaramente quelli del Tempio si preoccupano, no? Perché se tutti vanno da Giovanni Battista a farsi perdonare, mo qui al Tempio chi ci viene? Ci viene più nessuno. Soprattutto è un attacco all'istituzione e al potere religioso. Cioè Giovanni Battista era un outsider, ma era così tanto di successo che per un po' l'hanno lasciato fare. Ma poi vi ricordate che fine fa Giovanni Battista, no? L'ammazzano. L'ammazza il re, l'ammazza, ma cioè era il nemico di tutto l'establishment di Gerusalemme. Bene, allora, quando Gesù appare e comincia anche lui a predicare, riprende questa linea dei profeti. Cioè, il problema non sono le trasgressioni della legge, non è questo il problema. Però dice qualcosa di diverso. Non dice, ragazzi, il punto è che dobbiamo cercare di farci perdonare i peccati. Come facciamo a farci perdonare i peccati? Allora dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro. No. Dice qualcosa di diverso, che è il Vangelo, e dice i peccati sono già perdonati, punto a capo, andiamo avanti, i peccati sono già perdonati, non ti devi far perdonare i peccati, oddio come faccio a farli perdonare, sono già perdonati, non è più un problema, pensiamo ad altro che ai peccati, c'è altro da fare. Questa cosa, come immaginerete, scandalizza molto, cioè è una rivoluzione, qualcosa di nuovo e di inaudito. E soprattutto la gente gli dice, scusa, ma chi te credi d'essere? Cioè, abbiamo Mosè, la Bibbia, la cosa, anche Giovanni Battista che comunque si rifaceva, mo arrivi tu, i peccati sono perdonati, oh, no? La reazione è un po' violenta. Allora leggiamo a questo proposito un famoso brano del Vangelo, tratto dal Vangelo di Marco, ma lo trovate anche negli altri sinottici, che è uno dei momenti in cui Gesù dice questa cosa. Una scena famosa è quella del paralitico. Ricordate il paralitico? Tutta questa scena, ci sono dei non detti in questa scena. Anzitutto, dove si svolge questa scena? Si svolge a casa di Simone, detto Pietro, che come sapete era la casa di Simone a Cafarnao, era il quartier generale di Gesù. Gesù praticamente si era imbucato a casa di Pietro e là stava e là rimaneva tranquillamente. Qual è il problema? Che è arrivato Gesù, non arrivava solo Gesù, arrivavano anche tutti quelli che volevano sentire Gesù. Allora c'è questa scena divertentissima perché Gesù è nella casa. Casa di Pietro è piena di gente, ci stanno tutti quanti lì, gli portano il paralitico che vorrebbero che lui lo guarisse, ma non riescono a entrare dalla porta. E allora che fanno? Scoperchiano il tetto, no? Un tetto che era fatto di canne, di pezzi di legno, di frasche, di cose, poi di tegole, no? Lo scoperchiano per far calare il paralitico dall'altro. Scena bellissima, no? Fantastico, però pensate il povero Pietro che si vede il tetto della casa scoperchiato, no? Dice altro che 110 bonus, cioè qua che devo fare? Qua mi tocca. Allora, questa scena appunto si svolge a casa di Pietro. Vi leggo dal Vangelo di Marco. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone, non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Punto. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Mi fermo un attimo, anche se il racconto continua. La cosa bellissima di questo Vangelo è che
secondo me il paralitico lì per lì ci è rimasto veramente male, no? Quando hanno fatto tutto questo sforzo, gliel'hanno calato davanti a Gesù, e Gesù invece di guarirlo, come ha fatto con tutti i cavolo di paralitici che ha incontrato fino a quel momento, a questo gli dice: ti sono perdonati i peccati, no? Secondo me il paralitico dentro sarà stato zitto, probabilmente non ci viene detta la risposta, ma il paralitico dice: ma che mi importa, io voglio essere guarito, no? Io voglio essere... Per fortuna del paralitico ci stanno gli scribi e i farisei, perché gli scribi, penso, che fanno tutta la cosa, chi può perdonare i peccati se non Dio? Allora, allora Gesù dice: ah, non ci credete? Allora, per farvi vedere che ciò che dico è vero, cioè che se io dico che i peccati sono perdonati, sono veramente perdonati, allora vi faccio vedere che se dico alzati e cammina, questo si alza e cammina. L'intenzione di Gesù è per dimostrarvi che è vero che i peccati sono perdonati, che però non si può vedere perché è invisibile, no, il perdono dei peccati, ma per dimostrarvelo vi faccio vedere una cosa visibile e impossibile, e così vi rendete conto. Alzati e cammina, e quello si alza e cammina, no? Penso che dopo sicuramente sarà andato a ringraziare gli scribi e i farisei, mica Gesù, perché ragazzi, se voi non dicevate, non pensavate sta cosa, questo non mi guariva. No? Ecco. Allora, è una bellissima immagine, perché non scelta a caso ovviamente, perché il perdono dei peccati è il rialzarsi da una situazione di paralisi, quindi il perdono è ripartire. Sei fermo, sei paralizzato, non ti puoi muovere, riparti, ti rialzi, ricomincia la vita. No, questo vuol dire il perdono dei peccati. La vita ricomincia. E Gesù è venuto a portare il perdono dei peccati, cioè a dire: i tuoi peccati sono perdonati. Punto. No, non è che dice al paralitico: però, caro paralitico, però, allora, vediamo. No, i tuoi peccati sono perdonati. Senza, potremmo dire, senza requisiti, perché è un annuncio, basta crederlo. E infatti comincia dicendo: Gesù, vista la loro fede, gli perdona i peccati. Questo fatto del vista la loro fede è centrale, perché nel Vangelo Gesù fa sempre questi riferimenti alla fede delle persone. Ricordate quanti miracoli fa e poi dice: la tua fede ti ha guarito. È la tua fede che sta facendo questa cosa, mica so io, è la tua fede che sta facendo questa cosa. E che cos'è la fede? Che tu sei venuto da me a portarmi questa cosa. Questa è la fede, no? La fiducia. Che hai detto: vabbè, c'è Gesù, gliela porto a Gesù. Ma questa scena del paralitico perdonato continua, perché Gesù esce da casa di Pietro, uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passa, perché si vede che Pietro, dopo sto fatto del tetto aperto, l'ha cacciato di casa, no? Ha detto: sì, va bene tutto, però basta, vai in spiaggia a predicare, no? Non è che mi puoi rovinare la casa, così. Allora, quindi va in spiaggia, ma per andare in spiaggia passa sulla strada, la via Maris si chiamava, che correva accanto alla costa, e passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stavano a tavola in casa di lui, cioè di Levi, di Matteo, che è carina pure questa cosa, no? Perché Gesù prima lo chiama: seguimi, e poi dove va? A casa di Matteo, cioè è passato da casa di Pietro a casa di Matteo, cioè, capito che tipo che era? Cioè, una persona imbarazzante, che, cioè, sembrava innocuo, no? E poi invece si imbucava a casa tua e ti faceva macello. Allora, quindi va a casa di Matteo, che però è anche bello dal punto di vista spirituale, no? Perché Gesù chiama Matteo, gli dice: seguimi, e poi dove lo porta? Lo porta a casa sua, cioè lo riporta nella sua vita, nella sua quotidianità, nella sua esistenza normale, ma c'è qualcosa di diverso, c'è Gesù. Questo non è diventare cristiani, non è uscire dalla propria vita, andarsene, ma è tornare nella propria vita con una persona, più un amico nuovo, che sta con te, che cambia tutto. È la presenza di Gesù che cambia tutto, no? Sei tu che hai cambiato cose. Allora,
Quindi, ed egli si alzò, lo seguì, mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Questi saranno stati in buona parte gli amici di Levi e Matteo, no? Altri pubblicani, oppure tutti quelli che avevano sentito che c'era questo grande pranzo. Comunque sono pubblicani e peccatori. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora, gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Vedete che è la stessa cosa di prima, no? Questi qua, lui fa una cosa e questi fanno un'obiezione. Ma perché? Non bisognerebbe fare così. Se questo vuole essere il Messia, deve stare lontano dai peccatori, perché il Messia, quando arriverà, dividerà i giusti dai cattivi. I giusti li porterà nel regno e i cattivi li farà fuori. E invece no. Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Sono venuto a chiamare i peccatori perché sono gli unici che sono interessati a questa notizia. I peccati sono perdonati. Ai giusti che gli frega? Sono giusti. Non gli frega niente, no? Cioè, essendo già giusti, non avranno nessuna gioia nel sentire quello che Gesù gli dice. Invece quelli che sono peccatori, e Gesù gli dice: ragazzi, i peccati non sono più un problema, sono tutti perdonati, è quelli sì che gli interessa. Se io dico: c'è il condono fiscale, tu che hai pagato sempre, ma che te frega? Non te frega niente. Anzi, c'è Rosi che dice: io ho pagato sempre le tasse e mo fanno il condono fiscale, no? Invece quello che aveva un debito nei confronti del fisco, dice: ah, meno male, c'è il condono fiscale. No, quindi arriva Gesù e dice: io sono venuto ad annunciare il condono fiscale per gli evasori, mica per i dipendenti pubblici, no? Allora è chiara l'intenzione: io sono venuto ad annunciare il perdono dei peccati, che i peccati sono perdonati. Per chi è una buona notizia? Per i peccatori. E noi chiaramente, dopo 2000 anni di cristianesimo, sappiamo che quindi è una buona notizia per tutti, perché tutti quanti siamo peccatori, ma serenamente siamo peccatori, non è una cosa che ci fa particolare problema, perché sappiamo che i peccati sono tutti perdonati. Invece nella società ebraica c'era questa rigida divisione: i giusti, coloro che osservano la legge, i giustissimi, i farisei, e poi i peccatori, quelli che non la osservavano, no? E quindi erano fuori dal regno. Invece Gesù arriva e dice: no, il regno è arrivato. Ora, questa di Gesù è veramente una rivoluzione, perché è un ribaltamento di prospettiva. Non si tratta più di cercare di ritornare a Dio. Questa era un po' l'immagine dell'Antico Testamento: dovete ritornare a Dio. Anche Giovanni Battista diceva questa cosa: vi siete allontanati da Dio, dovete ritornare a Dio. Non si tratta più di questo, cioè non si tratta più di andare verso Dio, di andare al Tempio, di fare il sacrificio, di cercare il perdono, perché invece è Dio che è venuto da te. È Gesù che dice: il regno è arrivato, eccolo, ve lo porto io. E infatti vi dico che i peccati sono perdonati, che Dio è padre di tutti, e guarisco i malati, libero gli indemoniati, cioè faccio vedere concretamente che quello che dico non è una favoletta, è proprio vero. È proprio vero che Dio è arrivato, perché queste cose chiaramente le fa Dio. Allora Gesù è il perdono dei peccati. E per questo la missione che poi ha dato alla Chiesa è proprio quella di perdonare i peccati. Gesù risorto appare, si fa vedere dai suoi discepoli e dà loro questo mandato: andate e perdonate i peccati, cioè continuate quello che ho fatto io, andate a dire a tutti che i peccati sono perdonati. Ma mentre io lo dicevo solo agli ebrei, voi lo potete andare a dire a tutti, anche a quelli che non sono ebrei. Gli dà loro il mandato missionario, si dice, cioè li invia a portare questa notizia che i peccati sono perdonati. Ora, da questo punto di vista è impressionante pensare come invece nella spiritualità cristiana, per un lungo periodo, per tanti secoli, il tema del peccato sia stato una ossessione presentata in modo drammatico, per cui la tua vita è sull'orlo del baratro, stai per andare all'inferno, il punto è salvati l'anima, perché all'inferno si sta molto male, no? Perché tutti i mistici hanno visto le cose tremende, tu stai proprio lì, stai per, guarda che sei proprio, guarda che
guarda che sei condannato, ma per fortuna c'è la Vergine Maria che è buonissima, che lo cava, perché se no Dio te fa una cosa. Ma com'è possibile che, cioè, che abbiamo detto queste cose per anni, no? Cioè questo vivere perennemente sull'orlo del baratro spirituale, ma che è? No? Allora, rispetto al i peccati sono perdonati, è abbastanza diverso come cosa, no? Eppure il tema del peccato, nonostante il Vangelo, continua a, no, a toccare le coscienze. Perché? Beh, perché è il tema della colpa, no? E tutti quanti dobbiamo fare i conti col nostro senso di colpa. Anche da bambini facciamo i conti col nostro senso di colpa, no? Con la percezione di aver sbagliato, con il male che effettivamente facciamo o riceviamo dagli altri. Cioè, la questione del male è una questione molto seria, è la questione dell'essere liberati dal male, dell'andare avanti, del ripartire, è una questione molto seria. Ma proprio per questo l'annuncio cristiano è: i peccati sono perdonati e Dio ama i peccatori, Dio ama tutti. Dio, non è un tema questo, perché Dio ama tutti. Non devi essere bravo, no? Allora, questa cosa è importante proprio perché tocca un punto che nel nostro animo è un punto delicato, è un punto caldo, è un punto fragile. Il male che facciamo, il male che riceviamo, la colpa che non sempre corrisponde veramente al male, no? Sapete che il senso di colpa è infido. A volte ci sentiamo in colpa per cose che non sono colpa nostra, non ci sentiamo in colpa per cose che invece sono colpa nostra. Cioè, non è che siccome non è la verità assoluta il senso di colpa, a volte sì, a volte no, ok? Per questo la Chiesa insegna a parlare delle proprie colpe per avere un confronto di realtà. Mi diceva una volta un prete che mi diceva: ma a volte io devo dire alle persone, guardi che questo non è un peccato, cioè questo mi sta dicendo non è un peccato. Ed è vero, vi assicuro che a volte la gente arriva e ti dice delle cose che tu dici: vabbè ragazzi, ma chissà quante cose molto più serie ci sono nella nostra vita che sarebbe più importante confessare, no? E invece quello ti dice cose che magari, appunto, su cui si sente in colpa, ma non è detto che quelli siano i problemi della vita veri, il male, no, che ci può essere in una vita. Bene, ora, lo Spirito Santo che ci viene dato e che prolunga l'azione di Cristo è il perdono dei peccati. Cioè, dentro di noi lo Spirito Santo è proprio il perdono dei peccati, quello che ti fa, pensate all'immagine del paralitico, che ti fa ripartire, rialzare. Il perdono dei peccati vuol dire che il passato è passato e puoi ricominciare, cioè che non è che il passato non condiziona il futuro. Il futuro è aperto, puoi sperare, non è condannato da ciò che è stato nel passato, sia da quello che gli altri ti hanno fatto, sia da quello che hai fatto tu, perché i peccati sono perdonati e si può ripartire, ricominciare. Questa ripartenza continua che è lo Spirito Santo e che lo Spirito Santo ci permette di fare, se crediamo in questa cosa che avviene dentro di noi, è una riconciliazione ed è un, dice San Paolo, qualcosa che dobbiamo lasciare che avvenga, proprio perché è Dio che perdona i peccati, che ti libera dal male. Devi lasciare che questa cosa avvenga dentro di te. È il testo che abbiamo della seconda lettera ai Corinzi, dice: se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Quindi essere in Cristo vuol dire che il passato è passato e c'è una novità, ci sono cose nuove, è una ripartenza, è come il paralitico che si è rialzato. Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo, quindi è Dio che ha fatto tutta sta roba e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Quindi, la riconciliazione. In nome di Cristo dunque noi siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo,
lasciatevi riconciliare con Dio. Ora, in ambito religioso a noi ci sembra molto normale questa frase, ma se la traslate con gli esempi che abbiamo fatto prima, non ci torna molto bene. Ora, pensiamo all'immagine del debito, no? Che è un'immagine che nell'Antico Testamento c'è molto. Gesù la usa nel Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Allora, è come se San Paolo dicesse: ti prego, fatti annullare il debito. C'hai un mutuo sulla casa? Ti prego, fai che la banca ti cancelli il debito. La banca vuole cancellarti il mutuo, lo considera tutto già pagato, ti prego, accettalo. E tu dici: certo che lo accetto. Che problema c'è? Ma ti pare che uno rifiuta che mi cancelli il debito? Ma certo che ti cancello il debito, no? Cioè, certo che lo accetto, non c'è nemmeno da chiederlo. E invece no. E invece c'è da chiederlo, perché la situazione paradossale dell'uomo non è tanto quella, dice San Paolo, ma insomma questa è la fede, no? Non è tanto quella di non riuscire ad avere il perdono, ma di non volerlo accettare. Per usare un'altra immagine, il peccato è come se fosse una gabbia, no? A un certo punto ti viene aperta la porta della gabbia, sei in una cella, ti viene aperta la porta della cella e tu non esci. I peccati sono perdonati, la porta è aperta, ma tu non esci. Questo è il paradosso nel quale si trova la vita cristiana. E infatti è il paradosso che sperimentiamo tutti noi, che i peccati sono perdonati, però a volte noi ci stiamo dentro, no? A volte noi, di fatto, nonostante questa cosa la sappiamo, nonostante magari l'abbiamo anche vissuta perché abbiamo un po' toccato con mano questa possibilità di ripartire, però invece a volte rimaniamo nella gabbietta, no? Oppure non accettiamo che la banca ci perdona il debito. Questo è un po' il paradosso della vita cristiana, no? Per questo bisogna credere la remissione dei peccati. Cioè c'è un sì da dire a questa opera interiore, che è un sì che mi permette di ripartire e di uscire da queste situazioni che mi pesano, e mi permette di farlo non facendo io qualcosa per conquistare la fine del debito o la libertà, no, ma semplicemente accettare che qualcuno ha fatto questa cosa per me. E come forse abbiamo già detto, a volte è più difficile accettare che un altro faccia qualcosa per te piuttosto che farlo tu. A questo proposito vi racconto una storia. La storia di un santo, che è un santo che io amo molto, che si chiama Charles de Foucault. Immagino che molti di voi l'abbiano sentito. È un santo francese vissuto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Fra l'altro è stato fatto santo da poco, anche se è morto più di 100 anni fa, è morto nel 1916, ma è stato canonizzato, mi pare, forse l'anno scorso, nel 2023, okay, quindi da pochissimo. Allora, quest'uomo ha una vita molto affascinante, perché era un nobile francese, De Foucault, quindi una famiglia nobile, molto vivace, molto intelligente, di quei tipi esuberanti, quei bambini incontenibili. Muoiono i genitori molto presto, quando lui aveva 6 anni, quindi viene poi adottato da un nonno praticamente che lo cresce, però insomma sto ragazzino cresce che è un disastro, comincia a fare le peggio cose, no? È ricco di famiglia, quindi sperpera in una vita gaudente, facendo tutte le cose più assurde che gli vengono in mente, rovinandosi a volte la vita, ubriaco fracico già da quando era adolescente. Insomma, immaginatevi una vita incasinata, ok? A un certo punto decide di mettere la testa a posto. Uno così, come fa a mettere la testa a posto? Ci vuole una cura strong. Che fa? Entra nell'esercito. A 20 anni entra nell'esercito e chiede lui, cioè anche nell'esercito dà prova di essere una testa calda, a un certo punto, non so se chiede lui oppure ce lo mandano i superiori, lo mandano in Algeria, quindi dalla Francia, siamo a fine 800, dalla Francia lo mandano in Algeria, cioè nelle colonie francesi, no? Dove c'era la legione straniera, no? Tutte le truppe che facevano una vita un po' più
po' più dura, perché non stavano nelle caserme in patria, ma stavano in mezzo al deserto, no? In queste situazioni così. Allora, negli anni che passa in Africa, in Algeria, Charles de Foucault continua la sua vita dissoluta, però al contempo scopre anche la disciplina dell'esercito. E dice, beh, la disciplina non gli dispiace, questo fatto di avere una vita chiara, regolata, questo si fa, questo non si fa. Lui non ce l'aveva avuta, no? Una disciplina, no? E quindi trovarsi in un ambiente rigido come poteva essere quello dell'esercito in Algeria non gli dispiace, anche se continua a fare macelli, però è troppo poco per lui, poi è noioso. E allora che fa? Si mette a fare l'esploratore. Siamo verso la fine dell'Ottocento, fare gli esploratori era una cosa che ti dava una grande fama, e c'erano ancora tantissime esplorazioni in corso, e Charles de Foucault va a fare un'esplorazione del Marocco e scrive un libro sul Marocco, tutte le cartine geografiche, le cose, che poi gli darà effettivamente fama, perché sarà uno dei primi libri sulla geografia del Marocco e di esplorazione del Marocco. A un certo punto però, nonostante questi successi, torna in patria e la sua vita cambia un giorno in cui, preso da travaglio interiore, dal fatto che sente che c'è qualcosa che non va, che sì, la disciplina, però è troppo poco questa roba, no? È come se la vita gli sfuggisse dalle mani, la cerca sempre, cerca di godersela e non trova mai ciò che vuole. Va da un prete e dice: vorrei parlare di Dio. Ha quasi 30 anni, ha 28 anni, entra quindi in una chiesa di Parigi, grazie anche alla sorella che ci aveva un po' insistito. Insomma, a un certo punto si trova davanti a questo prete e dice: io vorrei discutere con lei di cose, di teologia, perché ho dei dubbi, ho delle cose, io non credo da quando ero bambino, però invece mia sorella mi dice che... Insomma, gli prete è tutta una cosa. Il prete gli dice: va bene, però prima si confessi. E Charles de Foucault: vabbè, che sarà mai? Mi confesso e poi parliamo di teologia. Si mette in ginocchio nel confessionale, immaginate i confessionali dell'epoca, si confessa e la sua vita cambia. In quella confessione non sappiamo che è successo, ma lui uscì da quella confessione dicendo: io devo vivere solo per Dio, perché ho scoperto che esiste Dio, che la vita sta da un'altra parte, che il Vangelo è vero, che bisogna amare come Cristo, io devo amare Dio, tutta la mia vita devo amare Dio, basta. Un cambiamento radicale, totale, un'inversione a U della vita. E voi dite: mazza che conversione. E invece no, perché non è la vera conversione di Charles de Foucault, che avverrà dopo e molto più lentamente, ma in modo molto più interessante. Che cosa fa? Praticamente continua a parlare con questo prete per un po' e a un certo punto decide che per servire Dio veramente deve diventare religioso. Va dai francescani, beh, discepoli di San Francesco, quelli sì che c'è gente che veramente vive la povertà, no? Vive la castità, vive l'obbedienza. Invece i francescani, poveretti, fanno quello che possono, sono un po', c'è gente semplice, no? Mo' francescani, no? Quindi sta un po' dai francescani, ma poi se ne va perché i francescani sono troppo poco. Non sono abbastanza radicali, non sono abbastanza santi. Devo farmi monaco. Ma non monaco normale, guarda un po' i benedettini, ma i benedettini sono robetta da quattro soldi. Io mi faccio trappista, che sono i monaci quelli 2.0, no? Cioè proprio il super monaco, quello proprio santissimo, bravissimo, con una regola rigidissima. E poi dice: no, però trappista, voglio andare nella trappa, cioè nel monastero più sperduto e povero della Francia. E quindi va a bussare alla porta di una trappa in una zona sperduta di montagna della Francia, dove entra e diventa monaco, e per alcuni anni vive da monaco in questa trappa. Quindi immaginatevi proprio l'apoteosi della perfezione umana, evangelica, la santità. Tutti lo consideravano un santo, se non che un giorno il suo padre
padre maestro, gli dice: sta morendo una persona nella casa accanto alla trappa, voglio che vada qualcuno da questo povero, questa povera famiglia di contadini per pregare mentre questa persona sta morendo, vai tu. Quindi lui esce dalla sua cella, va in questa casa e trova una casa poverissima, gente di una povertà infinita, analfabetismo, proprio una povertà che lui nemmeno si immaginava, lui che pure l'aveva scelta la povertà. E quindi dice: essere trappista non è abbastanza, voglio una cosa più cristiana, più povera, più radicale. Solo che non c'è niente di più cristiano, più povero, più radicale che il monaco trappista, no? Però questa famiglia povera gli dà l'idea che deve andarlo a cercare nella terra di Gesù. E quindi se ne va in Terra Santa e per 3 anni vive a Nazareth, in una casupola, nel monastero delle Clarisse di Nazareth. E lì, senza dire che era monaco, che aveva fatto la cosa, dice che fa il giardiniere, si offre per fare la cosa. Però la madre superiora, mica scema, cioè, capisce che questo non è un tipo qualsiasi. E lui per 3 anni farà la vita a Nazareth, cercando di non farsi conoscere da nessuno, non essere riconosciuto da nessuno. La madre superiore lo sgama, lui rosica un po', però non si firma a Charles de Foucault, perché sennò tutti capiscono che è nobile. Oddio no, io devo essere povero, l'ultimo, quindi sono fratel Carlo, no? E proprio voglio condividere la vita di Gesù, poverissimo a Nazareth, come la Sacra Famiglia. Dopo 3 anni, no, è troppo poco, troppo poco questa cosa, basta. Allora la madre superiore, la badessa, gli dice: senti fratello Carlo, ma perché non ti fai prete? No, ma mica devi far prete normale, no, che stai in parrocchia, no, assolutamente, non ti preoccupare. Però potresti fare il prete e andare in quei luoghi dove nessun prete va mai. Proprio, sai, nella missione, quella in Africa, tu sei stato in Africa, potresti andare in Africa dove non c'è un prete manco in 100 chilometri. E fratello Carlo dice: sì, è questa la cosa. Allora va, si fa ordinare prete in Francia, siamo nel 1901, lui ha 34 anni, e poi va a vivere in Algeria di nuovo, a Beniabé, un piccolo villaggetto ai confini fra l'Algeria e il Marocco. Sono sempre le colonie francesi, no? Quindi è comunque una zona dove c'è un minimo di controllo, ma lui va a vivere veramente povero fra i poveri. Si fa una casettina, una cosa così, e cerca di essere proprio, di sparire. L'ultimo passaggio lo fa andando in Marocco, fra i Tuareg, a Tamanrasset, dove morirà poi nel 1916. Quale fu il punto della conversione di Charles de Foucault? A un certo punto, stava già fra i Tuareg, casa sua era diventata un luogo, lui ovviamente non si vestiva più da prete, non si vestiva più nemmeno da frate, cercava di vestirsi esattamente come loro, di vivere come loro, di fare tutto come loro, cercava di essere uno di loro, no? Questo è, invece di essere il più figo del mondo, il numero uno della santità, uno di loro, normale, come gli altri. E il punto della sua conversione avviene un giorno in cui lui si ammala e sta malissimo, sta per morire, e la gente di questo villaggetto, che ormai gli vuole bene, tutti diciamo musulmani come tradizione, la gente di questo villaggetto che ormai gli vuole bene lo accudisce, perché lui non può fare niente, sta così male che proprio è sul punto di morire. Era una stagione di siccità tremenda, non c'era acqua, non c'era niente. Questi sanno che a 50 chilometri c'è una capra. Prendono, partono, si fanno 50 chilometri per andare a prendere del latte da portargli. 50 andare, 50 a tornare, per portargli un po' di latte. E lui là si converte. Quando era nel momento in cui non poteva fare niente, poteva solo lasciarsi voler bene, si converte finalmente, dopo una vita a inseguire sogni di gloria religiosa, no? Ecco, lui là capisce che il punto non è
dire qualcosa, annunciare qualcosa, provare a essere più povero dei poveri. Lui a quel punto dice: va bene, posso essere semplicemente quello che sono fra i Tuareg e lasciarmi voler bene da loro senza pretendere di convertirli, senza pretendere di essere il missionario della cosa, essendo uno di loro. E così c'è l'ultima fase della vita di Charles de Foucault, in cui lui, per esempio, ricomincia a firmare le sue lettere Charles de Foucault, fratello Charles de Foucault, perché ormai non è più un problema, non deve dimostrare che è veramente cristiano, che è poverissimo, che ha rinunciato a tutto, che è umilissimo. Non gliene frega più niente. Può essere se stesso, lasciarsi voler bene e voler bene agli altri. Tantissime volte Charles de Foucault è ripartito nella vita, no? Tantissime volte ha lasciato ciò che vive per andare a cercare altro, ma quella volta non doveva fare niente lui, doveva lasciarsi riconciliare con Dio. Vedete il cambiamento di ottica, no? È stata forse la volta in cui lui ha fatto di meno, in cui lui stava male, non poteva far niente, stava male così, no? Si è lasciato raggiungere dall'amore di questi fratelli trovati. E lì è diventato un santo, veramente. Prima faceva solo esercizi di santità, ma in realtà stava seguendo sempre il suo punto di essere, eminente, di essere bravissimo, superlativo, il numero uno, anche nella santità. Cioè era come se si fosse convertita solo la sua testa, mentre prima cercava di essere il più figo di tutti, nell'esercito, come esploratore, come cosa, adesso cercava di essere il più figo di tutti nella santità, nella povertà, nell'obbedienza, no? Ma è sempre lo stesso problema. Non si era ancora veramente convertito. Allora San Paolo dice: lasciatevi riconciliare con Dio, lasciatevi raggiungere dall'amore di Dio. È come se dentro di noi ci fosse lo Spirito Santo che ci dà questa riconciliazione, questo perdono dei peccati, ci libera dal male, ci suggerisce vie nuove, vie di amore, e noi dobbiamo lasciarlo fare. Noi dobbiamo smettere di voler noi fare invece il nostro cristianesimo e lasciare che sia Lui a condurre la nostra vita. Per questo ora preghiamo, e preghiamo su questo tema del perdono dei peccati, proprio pensando a questa frase di San Paolo. Che cosa vuol dire per me lasciarmi riconciliare con Dio? Credere che i peccati sono perdonati, che il male che ho ricevuto è perdonato, è sanato, posso ripartire. Il male che ho fatto è perdonato, è sanato, posso fare altro, posso amare, perché non ho il problema di questa cosa, posso amare così come sono, magari un po' sdrenato dalla storia che ho avuto, ma posso ripartire, posso sperare. Il futuro non è già scritto, è aperto, è aperto. Che vuol dire per me credere che i peccati sono perdonati e che devo lasciarmi riconciliare con Dio? Allora vi invito a scrivere sempre la vostra preghiera rivolta allo Spirito Santo, cominciando così: Spirito Santo, e poi provate a parlare di questo con lo Spirito. Fate un po' di silenzio, perché si tratta di ascoltare che cosa lo Spirito già sta facendo dentro di noi. Già lo Spirito ci sta riconciliando. È come se la vita che è frantumata venisse rimessa insieme, no? Avete presente quella cosa molto carina che fanno i giapponesi del rimettere insieme i cocci di un vaso, una tazza, un piatto, ma segnando le fessure che si sono create e le fratture con dell'oro di solito, no? E quindi tu vedi questo piatto, questa tazza, questo vaso, che si vede che è stato rotto, però ha tutta questa ragnatela dorata che lo rende una cosa nuova, lo rende diverso rispetto a prima, più bello, più affascinante rispetto a quando era integro, no? Ecco, lo Spirito sta facendo questa cosa dentro di noi, ci sta riconciliando. Lasciatevi riconciliare. Allora preghiamo
10 minuti in silenzio su questa parola. Allora lo Spirito, come abbiamo detto, fa il perdono dei peccati e spero che nella preghiera qualcosa sia risuonato dentro di voi su questo tema. Vi citavo all'inizio il sacramento della confessione. Che cosa ha di bello il sacramento della confessione da dirci rispetto a questo tema? Il fatto che il perdono dei peccati è vero che è qualcosa che fa Dio e che Dio fa dentro di noi e che ci permette di ripartire sempre, ma ha bisogno dell'altro, degli altri. Il sacramento della confessione è quel rito che si fa quando siamo in uno stato di peccato grave, cioè quando abbiamo fatto un macello, quando la vita si è veramente bloccata, paralizzata, incastrata, appesantita, sporcata, talmente tanto che abbiamo bisogno di un sacramento apposito. Non è una cosetta così, no? Quindi si fa in questi casi molto, molto impegnativi, ma il punto è che devi andare da un altro e devi aprirgli il tuo cuore e consegnare il tuo peso, il tuo peccato, la tua cosa, al Signore. Poi certo non è il prete che ti perdona, no? Ovviamente il prete in nome di Dio è Dio che ti perdona, è Dio che ti ridice quella parola che è la parola del battesimo, che in realtà è già così. Non è che non c'è niente di nuovo in un certo senso, però ci abbiamo bisogno di fare questo atto, no? In cui andiamo a dire, a consegnare il nostro peso e lasciarci riconciliare in questo modo. Quindi la cosa che è bella che ci dice il sacramento della confessione rispetto a questo tema del perdono dei peccati, che vi ripeto non è solo il sacramento della confessione, ma è tutta la vita cristiana, l'Eucarestia, quando preghi, quando ascolti la parola, quando parli con fratelli, sempre, tutta la vita cristiana praticamente è un grande perdono dei peccati, soprattutto la messa, che è la celebrazione della riconciliazione di tutto il mondo in Dio. Però il sacramento della confessione ti sottolinea questo aspetto: guarda che questa cosa avviene quando incontri veramente un altro e quando gli dici queste cose. Tant'è che, a prescindere dal sacramento, ma nell'esperienza comune, se tu dici a un tuo amico una cosa in cui ti senti veramente incastrato, no? In cui ti senti veramente un po' bloccato, il fatto di parlarne con questa persona e che questo ti ascolta, ti capisce, no? È con te in questa faccenda, questo ma che non ti libera, non ti solleva, non allevia il peso? Ma certo, è un'esperienza che tutti quanti facciamo, no? Quindi lo sappiamo nelle amicizie che è così questa cosa, che dare un peso a un altro, e l'altro veramente si prende questo peso se ti vuole bene e tu sei più leggero, no? Ecco, ma il sacramento ce lo sottolinea per dire: guarda che il perdono dei peccati avviene così, avviene nell'incontro con l'altro. Bene, ma questa immagine del alzarsi del paralitico, questa immagine del paralitico che è sdraiato, che è bloccato e si alza, è un'immagine che dice qualcosa di più rispetto al solo essere guarito o al solo perdono dei peccati. Dice qualcosa su un di più di vita, una vita nuova, eterna, che è la quarta opera dello Spirito. Lo Spirito Santo fa la risurrezione della carne e la vita eterna. Questo è il quarto aspetto, potremmo dire, di quello che lo Spirito Santo fa dentro di noi. E quindi di questo parleremo nel prossimo incontro, che è anche l'ultimo sullo Spirito Santo. Ora preghiamo insieme e concludiamo con il canto "Tutto è possibile".